Aumentano i centenari in Italia. In Sicilia un ex minatore ha raggiunto i 111 anni di età. Era l'uomo più vecchio del mondo. Il nostro inviato è Matteo Parlato. Questa stella da migliaia di anni segna il centro geografico della Sicilia. Siamo a Enna e oggi questa città ha un nuovo primato. Si chiama Arturo Licata, 111 anni, l'uomo più vecchio del mondo e forse anche qualcosa di più, perché all'anagrafe lui è stato registrato il 2 maggio del 1902, ma in realtà lui è nato il 28 aprile dello stesso anno. Mio papà è stato sempre una persona allegra, una persona sempre disponibile e poi dolce con noi figli, sempre nella maniera dolce ci ha fatto capire quando sbagliavamo e come comportarci. E poi è stato sempre una persona dedita alla famiglia, ha lavorato, ha fatto tanti mestieri. È stato in miniera, è stato a fare anche l'infermiere al tubercolosario e poi anche è stato volontario in Africa. Come sta ora suo padre? Adesso si immagini che non è che più in gamba come prima e quindi... Arturo Licata è un personaggio, un pezzo di storia di Enna. È molto simpatico, mi ha accolto con un sorriso, con tanta gioia. E forse la gioia a caratterizzare la sua personalità. Scusi, ma secondo lei la gioia è stato l'elisir di lunga vita? Beh, penso proprio di sì.